Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questo comodissimo poncho barra coprispalle che io ho deciso di chiamare Fiocco di Neve e che ho realizzato con il filato della Mistrico Filati Lina Concerto Color. Se ricorderete, lo stesso che ho utilizzato anche per realizzare un altro poncho e purtroppo quel colore che è lo 04 è terminato, ma lo 01 e anche gli altri colori sono ancora disponibili sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione del sito Incentando con i Filati. Per poter realizzare questo poncho, scusate, vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 120 metri ed è formato dal 46% lana merinos, 38% poliammide e 16% micofibra. Per poter realizzare questo poncho coprispalle, che comunque è una taglia S ma anche M, perché vedete mi va veramente molto largo, è perfetto per essere indossato sopra anche dei giubbotti o dei cappottini, io ho utilizzato 4 di questi gomitoli lavorandoli con i ferri a maglia del numero 7. Mi raccomando, si realizza questo poncho o coprispalle si realizza dando vita a due rettangoli. A me i due rettangoli sono venuti larghi in questa maniera 38 cm, lunghi 93 cm. Ora io ho utilizzato del tutto i quattro gomitoli, quindi per chi vuole fare delle modifiche, tipo che siete una taglia S ma lo volete che vada più, che vi scenda di più, vi consiglio di prendere un gomitolo in più per poterlo allungare di qualche centimetro. Taglia M, io direi a voi di casomai farlo solo un po' più lungo, quindi invece delle mie 45 maglie andare a montare circa una cinquantina di maglie e in quel caso anche vi suggerisco un gomitolo solo. Taglia M, a voi invece consiglio di comprare due gomitoli in più se le volete le misure come me, ma sono un po' più larga, cioè scusate che vi scende di più, ma se anche voi volete farlo anche più lungo, allora in quel caso consiglio a tutte le taglie di comprare almeno 100-150 grammi in più, quindi due o tre gomitoli in più. La realizzazione, come vi ho detto, è molto semplice, sono due rettangoli che vengono lavorati ferri, sempre maglia diritta, a cui poi una volta realizzati questi due rettangoli si cuce qui in alto sulle maniche per creare le maniche e lo scollo. E un'altra piccola cosa che ho fatto è stato cucire qui sotto i due piccoli per creare la manica, quindi un piccolo puntino. Voi in realtà potreste mettere anche un bottone o un semplice fiocchettino. Io ho preferito proprio cucire le due parti in modo tale da avere il poncio bello fermo addosso, anche se dovesse venire il vento forte, che così non me lo alza troppo perché comunque rimane bloccato qui in basso. Quindi è una lavorazione semplicissima. Io poi non ho fatto alcun tipo di bordino, ho lasciato così come veniva perché mi piace questo stile e ve lo faccio vedere avvicinandomi un po' di più alla telecamera. Questo stile è un po' grezzo, se vogliamo dirlo così, ed è il motivo anche per cui l'ho chiamato Fiocco di Neve perché mi ricordava la pecorella di Heidi. Detto ciò, spero che questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così mi raccomando mandatemi un po' le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o come Incentando con i Filati se avete acquistato i miei stessi filati presso la mia Ciglia Coleti o sul sito. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro coprispalle poncho, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Concerto Color, che sarebbe questo bouclé. Vi ricordate che ho già fatto un poncho, ho utilizzato il colore 04, questa volta utilizzerò il colore 01, che ha queste sfumature dal grigio chiaro, anche una sorta di panna, se così vogliamo definirlo, ha un grigio scuro. Lavorerò con i ferri del numero 7 e io ho montato 45 catenelle che mi permetteranno di avere il rettangolo largo circa una quarantina di centimetri e lavorerò in lunghezza, naturalmente vi farò sapere quanto mi è venuto lungo e dobbiamo andare a realizzare due rettangoli. Per diminuire o aumentare la lavorazione non dovete seguire un multiplo, potete aumentare di una, di 4, di 5 maglie, quanto volete, perché noi lavoreremo sempre esclusivamente in giri di andata e ritorno, quindi non abbiamo bisogno di un multiplo. L'importante è che raggiungiate i centimetri che vi servono. Quindi, come vi ho detto, la lavorazione sarà semplicissima perché noi andremo a lavorare tutti i ferri e anche tutte le maglie sempre a diritto. Sapete che con questi tipi di filato, il bouclé, quindi o quelle in pelliccia, io preferisco questo tipo di lavorazione perché comunque un motivo più complicato, cioè più complicato, un po' più particolare, non si noterebbe con questi tipi di filati. Quindi preferisco dare vita alle creazioni con delle particolari cuciture, più
piuttosto che con dei punti e lavorare comunque in maniera che venga messo in risalto lo sfumato dei colori, un po' come abbiamo fatto con lo scaldacollo, quello sirena. Quindi adesso io continuerò a lavorare sempre solo a diritto tutti i ferri, vi dirò alla fine quanto mi è venuto lungo il rettangolo e poi farò uno stesso identico rettangolo e vi farò vedere poi come cucire questi due rettangoli. Naturalmente vi darò le misure e poi vi farò vedere come cucire questi due rettangoli per dar vita a questo coprispalle poncho. Io ho terminato di lavorare i miei due rettangoli e vi dico già che mi sono venuti larghi circa 38 centimetri, lunghi circa 93 centimetri. Adesso bisogna andare a cucire e io ho messo i marcatori per capire un po' quanto devo andare a cucire e cucirò sovrapponendo i due rettangoli dall'esterno in alto, dall'esterno verso l'interno di 37 centimetri, sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi ripeto, i miei due rettangoli mi sono venuti larghi circa 38 centimetri, lunghi circa 93, e io andrò a cucire dall'esterno verso l'interno per 37 centimetri in alto, in modo da creare lo scollo per far passare la testa e diciamo le maniche del nostro coprispalle poncho. Ecco qui, ho fatto la mia cucitura sia da questa parte che da quest'altra parte. Allora, io non rifinirò qui perché mi piace il poncho così come è venuto, ha questa cosa un po' di grezzo, quindi mi piace l'idea di lasciarlo così come senza rifinire il collo. L'unica altra cosa che ho fatto è stato chiudere con un po' di filo sotto qui, ma voi in realtà potreste mettere anche un bottone o fare un fiocco, come preferite. Ho chiuso la manica, quindi vedete, qui è la cucitura. Qui è dove va il braccio, sotto ho preso un po' di filo che mi era rimasto e l'ho cucito per creare appunto questa sorta di grossa manica. E naturalmente ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi ho chiuso lasciando la mia manica quindi aperta, vedete. E adesso quindi io non farò neanche nessun bordo sotto, lascio proprio il poncho così com'è venuto, taglierò i fili e il mio poncho sarà terminato.